Sono Massimo Baralla, responsabile tecnico dell'Esquilino Basket, che è una società che lavora nel nostro quartiere Esquilino. 1, 2, 3, blocco, ok? Vai, 1, 2, 3. Io mi chiamo Stella Santos, faccio l'allenatrice di pallavolo. A me la cosa che mi interessava di più della scuola era la possibilità di promuovere e svolgere delle attività, creare dei progetti di inclusione sociale. Quei bambini figli di stranieri, perché io sono straniera, sono brasiliana. Sono 3 anni che collaboriamo con l'Aureus, è un progetto che è nato perché noi nasciamo nelle scuole per portare il basket nel quartiere. E soprattutto per sostenere l'attività cestistica dei ragazzi che non hanno possibilità. Il progetto Laureus penso che come idea base voglia soprattutto portare avanti i ragazzi che hanno difficoltà sia socio-economiche che sociali. Nel nostro quartiere, soprattutto per la multietnicità che propone, questa è una realtà vera, viva, che si tocca tutti i giorni e che noi tocchiamo dalle scuole ai gruppi sportivi del pomeriggio. L'Aureus praticamente finanzia dei progetti sportivi e anche della Di Donato. La Di Donato voleva svolgere un'attività in cui potesse coinvolgere sia le bambine che i bambini in uno stesso contesto e anche considerando la diversità culturale. E quindi questo è interessante perché esiste una programmazione e quindi è molto, molto bello. La Calcio Sociale è un'associazione che nasce più di 10 anni fa e con la quale collaboro io da 10 anni, nata con l'obiettivo di usare lo sport come strumento di inclusione sociale, in maniera tale che ragazzi appartenenti a diverse estrazioni, diverse religioni, diverse culture, potessero giocare insieme senza nessun problema. Dal 2009 operiamo nel quartiere di Corviale, dove c'è la nostra sede, è un quartiere alla periferia di Roma, costruito con un unico palazzo, lungo 1 chilometro e alto 9 piani, dove abitano più di 6.000 persone, quindi potete immaginare in un contesto del genere che tipo di problematiche poi si possono venire a creare. Con la Fondazione Aureus stiamo proprio facendo un progetto anche insieme al CONI proprio per studiare e migliorare proprio l'accoglienza dei ragazzi. E quindi facciamo sport gratuito, li facciamo giocare, li facciamo crescere, facciamo fare un percorso di formazione in campo e fuori e vogliamo studiare questo processo. Vogliamo sempre di più avere degli strumenti per misurare sempre di più l'impatto che la nostra metodologia ha su questi ragazzi. La collaborazione con la Fondazione Laureus è molto proficua da questo punto di vista perché affrontando più o meno le stesse tematiche, la somma delle singole componenti fa crescere ancora di più quello che riusciamo a mettere in campo. Lo sport, sì, può cambiare il mondo. Lo può cambiare perché comunque ti insegna sia la questione della regola, che esiste e esisterà sempre, sia la dimensione del gruppo, che anche se fai uno sport individuale esiste sempre una dimensione collettiva. Sicuramente lo sport è il miglior modo per prendere coscienza dei propri limiti e cercare di superarli. E questo credo che sia a livello personale la più grande sfida che ti può dare lo sport. Io credo molto nel potere dello sport di cambiare il mondo, e altrimenti non ne avrei fatto una professione. Per questi ragazzi lo sport è importante perché alcuni si sentono forti nello sport e non si sentono per niente forti fuori dello sport. Altri trovano nello sport un modo di poter sfogare le loro frustrazioni di quello che vivono di brutto, di pesante, fuori dello sport. Per questo lo sport, secondo me, è un elemento fondamentale di crescita di tutti, in particolar modo di questi ragazzi. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.